Finalmente siamo giunti al quarto step. Abbiamo ascoltato la vita di Gesù narrata da Marco. Ci siamo lasciati provocare da questo incontro e abbiamo provato a condividere qualcosa di quello che ci muoveva dentro. Poi abbiamo composto un mosaico con il volto di Dio. Anche noi siamo un mosaico ricco di esperienze colorate e al tempo stesso ci sentiamo una tessera di un mosaico più grande. E ora cosa ci manca? Manca un passo decisivo. È il tempo di agire. Vorremmo che la fine di questo laboratorio fosse un nuovo inizio. Il tempo dell'ascolto, della narrazione e della creazione ci hanno dato un respiro nuovo. Ciò che abbiamo intuito ora, però, non può fermarsi a una bella riflessione, quando può diventare una bella azione. Leggendo il Vangelo di Marco abbiamo scoperto o riscoperto qualcosa del volto di Dio. L'abbiamo visto agire in tanti contesti. Con le persone più vicine e lontane, Gesù ci mostra il Padre con gesti concreti. Si avvicina alle persone, le guarda con amore, le ascolta, le guarisce, spezza il pane, mangia con i peccatori, prega. Quale gesto di Gesù mi colpisce di più? Quale azione sento rivolta a me? Proviamo anche noi a mostrare il volto del Padre. Dove? Come? Quando? Guardati attorno con occhi rinnovati, guardati in profondità, guarda la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi colleghi, la tua comunità, la tua parrocchia, le realtà di servizio del tuo territorio. Sicuramente anche lì qualcuno ha bisogno di te, del tuo aiuto, della tua mano tesa, del tuo sorriso. Prendi singolarmente o insieme al tuo gruppo un impegno che vi accompagni nei prossimi mesi. Un impegno magari anche piccolo, ma l'importante è che sia costante e che possiate portarlo avanti nella quotidianità del prossimo periodo. Nel sito di Vigiova troverai anche alcuni suggerimenti, testi, video, titoli di canzoni o film che possono darti anche qualche ulteriore spunto legato a questo step. Il Vangelo è un volto da incontrare che ci cambia la vita. Tocca a noi incarnare la parola.